La settima corsa è una corsa nazionale. Ultima occhiata all'andamento del gioco prima di andare in cronaca diretta: 2,09 Tabarca, numero 9, favorita della corsa, 3,88 Tutto Matto su numero 10, contro favorito della corsa. Tutto è pronto, si va in partenza. Settima corsa di Palermo, corsa nazionale in pista indigeni di 4 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 9 Tabarca, si va allo stacco, stacco che vede partire molto bene Tramontana Spin che in poche battute va al comando, dalla seconda fila parte molto bene Tutto Mattos e si sistema a ridosso dei primi con il numero 7 Twister Vida con Antonio Velotti, uno degli outsider della corsa che filtra e va al comando nei confronti di Tramontana Spin, poi in terza posizione Top Model ZS per linee esterne Tutto Mattos, in terza ruota davvero molto difficile il 6 di Tagora Jet, per adesso è in coda la favorita Tabarca numero 9 che ha chiuso a quota di 2,02. Cambio in avanti, adesso è Tramontana Spin a riprendere il comando delle operazioni, primi 600 metri veloci per la categoria 44,1 da 1,13 5, Giuseppe Porzio Junior a spalla indietro su Tutto Mattos, chiamata ad una corsia esterna sicuramente poco gradita, ancor meno gradita la terza ruota per Tagora Jet, fila invece lungo i birilli Tramontana Spin, non perfetta nella camminata, comunque buona battistrada, adesso Tutto Mattos si avvicina mentre viene messa in terza ruota Tabarca, ma non dà l'impressione di essere molto incisiva, prende vantaggio Tramontana Spin, Tutto Matto scala un po' dopo percorso esterno ed è Talisha Griff che viene avanti in mano a Claudio Lazzara, i cavalli stanno per imboccare l'ultima piegata, anche Talisha Griff si mette brutta e sbaglia, dunque Tramontana Spin in testa, Tutto Mattos in seconda posizione, adesso Tabarca prova a serrare i tempi, in quarta posizione Top Model ZS, i cavalli entrano in retta d'arrivo, è una Tramontana che sta soffiando forte, Tramontana dopo un lungo periodo negativo, Gaspare Loverde l'ha rimessa in carreggiata e Gaspare Loverde la conduce ad una bellissima vittoria nei confronti probabilmente di non abbiamo visto bene per il secondo posto, andiamo a rivedere, ha vinto comunque una Tramontana Spin davvero resuscitata, sul mio cronometro meno di 1,15, davvero difficile pensare ad una sua prestazione così in base alle ultime gare, però è una Tramontana Spin impeccabile, 5,07 la quota, al secondo posto Tutto Mattos, mentre probabilmente per la terza piazza la spuntata Top Model ZS su una Tabarca sicuramente inferiore alle aspettative, in numeri dunque 5, 10, 1, l'ordine d'arrivo comunque ancora ufficioso della settima corsa di Palermo.